6 aprile 2009, 6 aprile 2019. Il contributo di Incronaca al decennale del terribile terremoto dell'Aquila. E vogliamo partire proprio da qui, alle nostre spalle, l'avrete certamente riconosciuto, il luogo dove ergeva la casa dello studente, uno dei luoghi simboli della tragedia aquilana. E proprio dallo studente, dalla figura del studente universitario, vogliamo in qualche modo incentrare questo nostro contributo, perché se c'è un aspetto positivo in questa lunga strada verso il ritorno alla normalità, dicevamo, se c'è un aspetto positivo è proprio nella capacità del tessuto universitario aquilano di ripartire molto più velocemente rispetto ad altre situazioni. È su questo che vogliamo indagare, su come l'Aquila si sia ricostruita sotto l'aspetto della vita universitaria, dell'università. C'era chi sosteneva che dopo il terremoto l'università sarebbe scomparsa dall'Aquila. Così non è stato, anzi, è oggi, con questo contributo che vi vogliamo dare questa sera, a 2 giorni dal decennale del sisma, vogliamo testimoniarvi proprio questo. Sassi, passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole. L'Aquila era una città universitaria, lo è ancora, recitava un articolo del Fatto Quotidiano del 19 novembre del 2014. A distanza, allora, di 5 anni era ancora legittimo porsi la domanda. Del resto, la terribile scossa delle 3:32 di quel 6 aprile aveva, tra le altre cose, provocato seri danni alle facoltà di lettere e filosofia e al rettorato, dove si registrarono diversi crolli. Ingenti danni anche alla facoltà di ingegneria a Monteluco di Roio, ma soprattutto quella scossa provocò la morte di 55 studenti, 54 fuori sede e tra questi anche le 8 vittime della casa dello studente. Ma domani, domani, domani lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. Domani è già qui, domani è già qui. Subito dopo il terremoto non avevamo disponibile nessun'aula, nessun laboratorio, non avevamo nulla, però avevamo le persone e avevamo gli studenti, quindi diciamo, l'esigenza è stata immediatamente quella di cercare di comunque dare agli studenti lezioni, possibilità di fare esami, tesi, e questo l'abbiamo fatto in modo molto avventuroso nel primo anno, ma già alla fine del primo anno, quindi all'inizio dell'anno accademico successivo, noi siamo ripartiti all'Aquila naturalmente in costruzioni di fortuna, solamente in parte in alcuni dei nostri locali. E piano piano abbiamo consolidato la nostra attività, con un po' di difficoltà all'inizio, anche sostenuti dal sistema nazionale, perché noi abbiamo goduto per 6 anni di un regime estremamente favorevole, non si pagavano le tasse per gli studenti, noi venivamo rimborsati direttamente dal Ministero, eravamo in qualche modo tirati fuori dalla dinamica del sistema universitario nazionale, perché avevamo bloccato il fondo di funzionamento ordinario, eravamo aiutati con gli affitti, quindi questo ha sicuramente consentito di reggere, di non avere emergenze da questo punto di vista. D'altro canto, 6 anni di emergenza sono molto lunghi e quindi poi hanno avuto degli effetti laterali, perché insomma non abbiamo peggiorato molti parametri, come i parametri di
di abbandono, di studenti attivi, insomma magari tante persone si sono iscritte all'università senza realmente essere intenzionate a fare l'università, e questo poi ci ha fatto un po' soffrire gli anni dopo, ma insomma. Nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi al sisma, gli esami si facevano nelle tende? Si facevano nelle tende, io ho l'immagine di un professore, del professor Redi, sotto un albero del parcheggio di Coppito, si facevano anche in altri luoghi che ci hanno ospitato, però è stato fondamentale, cioè l'avere le risorse umane, quindi avere i docenti e il personale tecnico-amministrativo che comunque si sono immediatamente rimessi a lavorare, ha consentito in ogni caso, anche in condizioni molto di emergenza, di riuscire a erogare la formazione, gli esami. E siamo stati ospitati per la ricerca in tanti laboratori italiani, quindi l'emergenza l'abbiamo gestita molto bene. Ci siamo stati, e io credo che una delle chiavi di lettura del perché l'università poi sia stato un motore per la rinascita anche della città è il fatto che l'università si è dovuta immediatamente porre il problema di come e che cosa dire agli studenti dell'anno dopo per cercare di attirarli in una situazione che apparentemente era così difficile. Cioè abbiamo dovuto capire, va bene, come facciamo a far diventare attrattiva una situazione che oggettivamente non lo è. E quindi questo ci ha messo anche in uno spirito di costruzione in tempi molto veloci, che poi ci ha portato ad essere anche per la città un elemento di crescita. L'idea della città laboratorio per noi è stata un po' l'idea di dire va bene, non ci sono solo cose negative all'interno di questa città da ricostruire, ma c'è anche un enorme bisogno di competenze, conoscenze, energie per ricostruirla meglio, meglio di prima e come forse oggi vorremmo che fosse. Sullo sfondo la rinascita di una città, se vogliamo, anche sollecitata dal dinamismo del mondo universitario. La vita di tutti i giorni all'Aquila, il tessuto sociale, economico, le relazioni, i momenti di aggregazione, insomma, a distanza di 10 anni, che città è quella dell'Aquila? È una città che ancora rimane difficile, problematica, perché come tutte le città di provincia che vivevano il centro a loro volta, si è perso questo e si è perso il momento di aggregazione. È una ricostruzione difficile, però lentamente, io sono certo, non è solo il sole di oggi che dà buon umore, ma vedo dei segnali, c'è un tessuto che reagisce, l'Aquilano ha mostrato una grande elasticità, una voglia comunque di rimettersi in gioco, ogni tanto un po' di sconforto ci sarà anche, c'è sicuramente, ma in ogni caso dei segnali ci sono. Indubbiamente il momento storico non è dei migliori, perché la crisi è una crisi economica, è una crisi di identità, di punti di riferimento culturali e sociali, che investe un po' tutta la nazione, e noi all'Aquila poi abbiamo l'aggravio, l'enorme aggravio determinato dal terremoto. Ecco, ci dicevi prima, il terremoto è giunto forse nel momento peggiore sotto l'aspetto economico di questo territorio. Di questo territorio, ma anche dell'intera Italia fondamentalmente, perché certamente attraverso disponibilità economiche si riesce in qualche maniera a sopperire a tante esigenze, anche nei confronti verso la cultura, perché la cultura ha bisogno di denaro necessariamente. Devo dire che però le associazioni e gli enti che sono presenti sul territorio
con grande sacrificio e talvolta quasi inventando e inventandosi, sono riusciti e stanno cercando di colmare queste difficoltà. Non parlo solo dell'associazione culturale o della Barattelli o della Sinfonica o del Teatro Stabile, parlo anche dell'università, parlo di tutti coloro che portano e in qualche misura aiutano la cultura, la divulgano. Quindi sotto questo profilo, non, con tutte le difficoltà, ripeto, che ci sono, talvolta sono state anche difficoltà fisiche, di luoghi, la carenza di luoghi fisici dove potersi incontrare, sicuramente questo nella prima fase. Oggi non è tutto cambiato, non è tutto a posto, ci sono ancora dei bisogni, però oggi comunque un cambiamento timido, ma a sua volta anche sensibile, si avverte. In conclusione, per Giorgio Merli, è stato protagonista in questi anni di una serie di operazioni culturali anche per mettere in evidenza la città dell'Aquila, soprattutto operazioni legate a una sorta di film commission che stanno avendo dei bei risultati, un piccolo contributo ma importante. Sicuramente, in questo senso c'è l'anteprima e il promo ormai è sul va in Rai tutti i giorni, c'è L'Aquila Grandi Speranze, non è una fiction sul terremoto, assolutamente. Il terremoto è quello scenario incombente che fa da legame a tutta la storia, con la sua carica di tragedia e dolore e di difficoltà. La cosa buona di questa fiction è che comunque più che raccontare l'Aquila e il suo terremoto, metterà l'Aquila agli occhi, sotto gli occhi della gente, perché comunque non si dimentichi soprattutto la lezione che ha dato, tragica lezione che ha dato questo terremoto. Segnali di vita, ancora timidi, anche per via di una inevitabile frammentazione di quello che era il cuore della città, il centro storico, ancora semideserto. Non è stato un errore far ripartire subito il centro storico con gli uffici, le scuole, in qualche modo per cercare di dare un segnale di vita a questa città? Beh, c'erano delle difficoltà innanzitutto oggettive, non poteva immediatamente ripartire, perché se anche si fossero identificati degli edifici utili a essere usati per gli scopi istituzionali, nel contempo intorno a loro c'erano situazioni di pericolo e quindi sicuramente di non fruibilità degli spazi. Sicuramente, guardate, partiamo da un presupposto: il terremoto capita inatteso, è in pochi secondi inginocchia una città o comunque un territorio. Nessuno può dirsi davvero pronto ad affrontare un terremoto, pertanto se anche ci sono stati degli errori, probabilmente nessuno li vuole negare, nessuno li vuole nascondere, anche perché magari sono anche in alcuni casi all'evidenza, ciò non di meno, ecco perché è importante avere comunque riflettori sulla città, sull'Aquila e su tutto il suo territorio, serve per imparare e per evitare che, ci auguriamo mai, ma laddove dovessero ripetersi tragedie legate a terremoto o altre catastrofi naturali, i medesimi errori non vengano rifatti. Siamo in uno dei locali storici dell'Aquila, U-Boss, qui è Boss 2.0, presto rinascerà il vero grande U-Boss, uno dei fondatori, Giorgio Massari, al quale chiediamo, insomma, 10 anni sono passati, voi siete stati bravissimi perché avete riaperto subito dopo, ma che cosa è cambiato in questa città? Ma come ripeto, la gente adesso non sta più come una volta, me ne accorgo quando parlano,
parlano, stanno facendo un discorso tutti insieme, ne fanno un altro, che non c'entra nulla con quello di prima. È una cosa un po'... Troppi pensieri, ancora tanta angoscia dentro. Penso di sì. Poi stanno facendo aprire, non perché sono geloso, per carità, ma che sta diventando una città di bar, ristoranti, pizzerie, pub. Poi fanno fare troppo tardi la sera e la gente, quelli che sono adesso all'Aquila, che ci dormono, si lamentano tutti, perché fino alle 2-3 la notte. Ecco, un locale come questo, che insomma è stato un ritrovo storico per tanti giovani, i giovani dell'Aquila, pensando anche ad esempio agli universitari, almeno sotto quell'aspetto, insomma, c'è un bel segnale. Beh sì, sicuramente sì, qua ce ne vengono molti. E delle volte, io non lo posso dire, sono più donne che uomini, si sentono tranquilli. Quindi come vita sociale, a parte questo aspetto del centro storico? Non parlare di me. Noi ringraziamo Dio, abbiamo avuto quasi nulla di problemi, assolutamente. Se non vivrebbe, ci si è un po' egoisti, è andata così. Si lavora, ringraziamo Dio. Non adesso, quelli più anziani, perché noi abbiamo tolto le carte e qui non facciamo giocare, perché la sera si empie, non possiamo perdere i tavoli per far fare la partita, quelli non vengono, però quando rientreremo lì si rifarà la vecchia cantina. Quella di una volta, che è tanto cara alla città dell'Aquila, è una città che ha bisogno più di tranquillità e basta. Sì, 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 questo sicuramente. Il terremoto dunque ha cambiato la vita degli aquilani e, detta così, sembra anche la più scontata delle considerazioni, ma il cambiamento di cui stiamo parlando appare essere molto più profondo di una forzata modifica delle abitudini o del tentativo faticoso di essere resilienti. E qui torniamo inevitabilmente ad un'altra lezione che l'università ha dato a questa città. Su 309 morti del terremoto noi abbiamo perso 55 studenti, di cui 54 fuori sede, quindi un prezzo altissimo pagato dalla comunità studentesca universitaria. E naturalmente anche un elemento che per noi è diventato un po' una modifica genetica nostra anche come Ateneo. Per noi oggi il problema della sicurezza, la garanzia che la conoscenza delle fragilità del territorio, non solo il nostro, ma in generale, siano importanti e vadano comunicate nel modo migliore. L'abitudine a affrontare prove di evacuazione, affrontare momenti di crisi, è diventata una prassi. E non è così dappertutto in Italia, dovrebbe esserlo, e penso che noi abbiamo imparato molto e abbiamo anche deciso di non scordarcelo, di farlo diventare un elemento distintivo. Com'è oggi la ricostruzione? Beh, oggi c'è una grandissima disponibilità di alloggi di ottima qualità e sicuri, perché sono stati tutti ricostruiti, adeguati, e quindi sono adeguati con i parametri del dopo sisma dell'Aquila, che ha aggiornato i parametri di adeguamento delle abitazioni, quindi sono sicuramente molto di qualità. Anche in termini della casa dello studente, la soluzione che abbiamo oggi è molto più estesa rispetto a quella che c'era allora. La casa dello studente di allora aveva un numero di posti letto che era un pochino superiore ai 200, oggi ne abbiamo 360, che sono tutti coperti, tutti presi, e in più abbiamo delle iniziative importanti con il comune proprio per cercare di mettere parte del patrimonio comunale di abitazioni interamente ricostruite a servizio del sistema universitario e della conoscenza dell'Aquila. Quindi prevediamo, stiamo diciamo, arrivando al termine della costituzione di una fondazione tra l'Università dell'Aquila, Gran Sasso Science Institute e Comune dell'Aquila, per acquisire in questa fondazione la gestione di parte di questi alloggi ad uso di collegi studenteschi. Qui abbiamo alcune pubblicazioni che parlano di formazione e apprendimento in situazioni di emergenza e di post-emergenza. Ecco, per fare una
piccola iniziale introduzione. Che cosa è accaduto qui all'Aquila subito dopo il terremoto, parlando appunto dell'università e del mondo studentesco in generale? Allora, intanto noi abbiamo, insomma, l'università ha affrontato assolutamente e immediatamente la situazione dell'emergenza e della catastrofe, cercando per quanto possibile, tenendo conto della gravità della situazione che si è venuta a creare, di garantire una continuità dal punto di vista sia dell'offerta formativa e anche dell'attività di studio in riferimento agli studenti, a favore degli studenti. Allora, in realtà, diciamo, sempre in un'ottica un po' diacronica, data la complessità del problema, credo che possiamo individuare due aspetti attraverso i quali analizzare un po' l'oggetto della nostra discussione, cioè l'immediata emergenza che quindi vede lo studente, volendo focalizzare l'attenzione su questo, chiaramente in una condizione di stress rispetto allo studio e anche rispetto un po' al progetto di vita. Invece nella condizione di post-emergenza abbiamo rilevato, appunto, tramite delle indagini e delle ricerche, anche su un campione piuttosto vasto a distanza prima di 6 mesi e poi con un monitoraggio all'incirca di 2 anni, che abbiamo rilevato che lo studio in realtà rappresenta, ecco, espressione un po' abusata, però uno strumento di resilienza per gli studenti. Che vuol dire questo in termini molto concreti? Che al contrario di quanto ci si potesse aspettare, gli studenti non sono, per così dire, scappati dall'Università dell'Aquila, data la situazione di criticità. Anzi, abbiamo avuto all'inizio, appunto, addirittura quasi un aumento delle iscrizioni, ma questo anche legato probabilmente a motivi così strategici e politici di gestione. E comunque nel tempo, ecco, anche monitorando poi il processo nel corso degli anni, sicuramente non un detrimento della qualità dello studio oppure dell'attaccamento degli studenti verso l'università, che comunque hanno al contrario dimostrato, appunto, di continuare ad investire sul percorso all'epoca intrapreso, o addirittura con delle nuove iscrizioni. Quindi vediamo nell'attività di studio, ripeto, un elemento di crescita e di progettualità che ci viene confermata dalle indagini. Ecco, lì dove in qualche modo lo studente universitario tende a scegliere l'università rispetto anche all'elemento di qualità della vita, qui in qualche modo è lo stesso studente che ha contribuito, se vogliamo, ad aumentare in sé la qualità della vita, o no? Allora, sì, diciamo, quello che noi abbiamo rilevato è che gli studenti hanno voluto partecipare molto attivamente alla ricostruzione sia dell'università che del territorio e della città. Chiaramente con, è inutile negarlo, con alcune criticità dal punto di vista, strettamente legato all'urbanizzazione, che è un'urbanizzazione particolare. Però per quanto riguarda la città intesa come città universitaria, anzi, inizialmente hanno partecipato attivamente anche a dei movimenti, per così dire, politici, sociopolitici, di atti a sollecitare il continuo sviluppo. E anche adesso credo che sappiamo che la qualità di vita strettamente legata allo studio per lo studente universitario non è stata più di tanto intaccata da questo elemento, cioè anche come il rapporto, no, docenti ragazzi, docenti studenti, non rileviamo particolari difficoltà. Che cosa significa fare l'università all'Aquila? Come ti trovi a distanza di 10 anni dal terremoto? Abbastanza bene, anche perché è molto, dopo il terremoto c'è stato molto un progresso sia a livello culturale, nuovi mezzi, nuove università, si è modernizzato. E niente, io non frequento questa università, però sono qui a Roio e mi trovo abbastanza bene. Anche come vita sociale, i locali, insomma, si può fare anche una vita tranquilla là? Sì, abbastanza. E ci sono anche giovedì universitari, dove bar, discoteche, tutto all'avanguardia. La vita universitaria all'Aquila, a 10 anni dal terremoto, comunque si può dire che si è ricostruito un qualcosa, c'è una differenza notevole rispetto ai primi anni del post-sisma.
E sì, specialmente negli ultimi anni, diciamo, abbiamo fatto quei salti di qualità che prima non c'erano. E abbiamo, soprattutto nell'ultimo anno, sono state aperte anche strutture innovative, ad esempio le strutture AZU, che per appunto dell'azienda al diritto allo studio universitario. L'ultima è stata aperta appunto una settimana fa, la mensa economia, per fare un esempio. Quindi anche i locali, la vita nella città. Extrauniversitaria, quindi la vita extrauniversitaria sì, si è comunque ricostruita la movida cittadina, ci sono vari locali, diciamo che il centro storico è pieno di locali dove si può andare a fare, dove c'è la movida comunque, soprattutto L'Aquila è famosa per il giovedì universitario appunto. Ma è una vita molto tranquilla, comunque è una città a portata dello studente, comunque i servizi universitari potrebbero migliorare, però sono abbastanza utili e niente. C'era timore dopo il terremoto che insomma la città degli universitari per eccellenza in qualche modo venisse a mancare, invece che cosa è accaduto? No, comunque è una città che comunque ha voglia di rinascere, comunque è una città che si sta rimettendo in gioco e gli universitari hanno grandissimo coraggio a iscriversi qui, comunque ad arrivare qui, a prendere casa, a crearsi un nuovo giro, comunque di amicizie, tutto quello che insomma la vita poi universitaria ti porta. E sì, magari c'era un po' di timore, magari prima di scegliere se venire a vivere qui o no ci abbiamo pensato molto bene, però alla fine è una città che appunto ce la farà e gli universitari danno una grande mano a questa città. Dobbiamo continuare su una strada e su un percorso che abbiamo intrapreso e che ormai ha delle caratteristiche di sistematizzazione, perché i nostri ragazzi, anche date le dimensioni dell'Ateneo, non è un mio compito questo adesso specifico da analizzare, però essendo un Ateneo medio dà tutte le garanzie di qualità. Sia di offerta formativa ma anche di qualità della vita all'interno di questa dimensione urbana di città, quindi credo che dobbiamo continuare nella direzione che abbiamo già intrapreso. E come, se vogliamo, anche come gratificazione da parte della città nei confronti del mondo universitario, prima facevamo un giro in centro, ecco, la possibilità di avere anche dei momenti di aggregazione, dei luoghi di ritrovo, anche ad esempio il proliferare di locali, questo già c'è. Guardi, le dico solo per darle l'idea e la misura di quanto l'università sia disponibile da questo punto di vista e sia un mediatore di socializzazione e di aggregazione, le dico che già qui dove siamo adesso, la sede del DSU al centro è assolutamente aperta ed ospita tutti gli studenti, i giovani che chiaramente vogliono venire ovviamente a studiare, a consultare, ecco, già questo è un esempio di università proprio come mediatore di aggregazione, già in questo posto dove ci troviamo oggi. Questo è un segnale per esempio importante, questo è importante anche se non sembra direttamente connesso, però è un elemento di qualità, il servizio di tutorato per le condizioni di disabilità, sicuramente l'Ateneo dell'Aquila è un fiore all'occhiello questo servizio che noi offriamo, quindi di tutorato e di assistenza allo studio, alle attività di studio, per le pari opportunità. E l'ospitalità che comunque diamo agli studenti anche come sedi disponibili. Ma io credo che oggi l'università sia un attore di sviluppo e di innovazione della città e lo sia concretamente, lo è concretamente nelle iniziative che abbiamo già fatto e che fanno parte della ricostruzione, quindi tutta la parte, se vogliamo, di innovazione tecnologica, ma di ricostruzione culturale, di assistenza alla popolazione in termini della capacità di ricostruire un tessuto connettivo sociale. Però oggi non c'è progetto di impresa culturale, sociale, che non ci veda all'interno del partenariato del territorio. E naturalmente non è solo sull'Aquila, il nostro territorio di riferimento è un territorio molto più ampio. Due giorni fa abbiamo inaugurato uno spazio Univac in Val di Sangro, perché in questi anni abbiamo anche sviluppato un contatto estremamente
produttivo con la realtà produttiva della Val di Sangro e quindi e con le scuole della Val di Sangro, per cui abbiamo sentito l'esigenza di manifestarci in modo un po' più presente nel territorio. Cioè io credo che per noi il terremoto abbia significato ripensarci come università e pensiamo di essere un'università veramente territoriale, un'università al servizio del territorio, con anche però l'obbligo a essere un'università aperta e internazionale, perché oggi si gioca sul mercato globale, e anche l'obbligo a cercare di eccellere il più possibile nelle attività di ricerca che contraddistinguono poi la qualità di un ateneo. Come l'aquila che vola libera tra il cielo e i sassi. Siamo sempre diversi e siamo sempre gli stessi. Hai fatto il massimo non è bastato. E non sapevi piangere adesso che hai imparato. Non bastano le lacrime impastare il calcestruzzo. Eccoci qua, cittadini d'Abruzzo. E aumentano di intensità le lampadine. Una frazione di secondo prima della fine. È la tua mamma, la tua patria da ricostruire. Come le scuole, le case, specialmente l'ugore. Eppure un lupo stuco facciamo l'amore. Signore e signori, noi non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli. Vogliamo chiudere con quello che rimane un po' sulle grate a coprire il vuoto dove sorgeva appunto la casa dello studente, al di là di alcune testimonianze commoventi come quella della sezione Alpini di Reggio Emilia, 10 anni sempre nel nostro cuore, a questo manifesto estremamente toccante. Si parte da un brano di un libro scritto da Paolo Mastri, dal collega Paolo Mastri, da 332 L'Aquila, gli allarmi inascoltati. La casa dello studente come la San Giuliano d'Abruzzo, trasformatasi in bara di cemento, è un capitolo a parte della tragedia aquilana, il primo dei 100 punti interrogativi sulla qualità edilizia della città moderna. E poi quello che è venuto subito dopo, i tanti processi e la ricerca di giustizia da parte dei genitori degli studenti morti sotto le macerie della casa dello studente. Ebbene, l'ultimo passaggio è quello dell'11 maggio 2016. La Corte di Cassazione conferma le condanne già inflitte in primo grado in appello ai 4 imputati del processo per il crollo della casa dello studente, dove nella notte del 6 aprile morirono, li vogliamo ricordare, Marco Alviani, Luciana Capuano, Davide Centofanti, Angela Cruciano, Alessio Di Simone, Francesco Esposito, Hussein Michelone Amade e Luca Lunari. 4 anni ai tecnici del restauro della struttura eseguito nel 2000, 2 anni e 6 mesi per il tecnico dell'ADSU e presidente della commissione di collaudo. Le accuse nei confronti degli imputati erano di omicidio colposo, disastro e lesioni. A 10 anni di distanza da quella tragedia vogliamo ripartire da questo, dal fatto che tragedie come queste non devono più accadere e che questo sia il vero simbolo di questo auspicio e di questa speranza. Domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.